Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui sul canale. È da un po' di tempo che non ci vediamo, abbiamo cambiato anche look di capelli, ma questo non è importante. Oggi siamo qui per parlare di una notizia, anzi più che notizia probabilmente è una novità che sta colpendo molto il mondo dei social in questo periodo. Sto parlando di ChatGPT-3, ma la scopriremo dopo la sigla. ChatGPT è un'intelligenza artificiale in grado di rispondere a qualsiasi domanda voi gli facciate, in modo ovviamente testuale. Ovviamente, voi scrivete la vostra domanda che avete appunto nella barra qui sotto, e poi lui vi risponderà a quasi qualsiasi cosa. Qual è il suo limite? Voi gli chiederete qual è la fregatura sotto. Probabilmente è il fatto che è limitato dal 2021. Ma forse non lo riterei forse un grandissimo svantaggio, anche perché non prende informazioni da internet. E molti lo potrebbero considerare uno svantaggio, ma secondo me è un grande vantaggio, perché può rielaborare le sue informazioni, sa già quello che ha, e sono le informazioni che ha sono molto vere. Sono vere. Anzi, in particolar modo, secondo me, visto che il web circolano spesso informazioni false, non rischia di prendere informazioni false e ha quelle vere. Certo, ogni tanto sbaglia da qualche errore, ma è ancora in versione beta e noi la testeremo qui per voi. Ho visto che molti ne parlavano, quindi ho deciso di portarci un video. Sono sparito per un po' di tempo, lo so, scusatemi, ma ho avuto molto da fare, capitemi anche voi. Ma non ci perdiamo troppo in chiacchiere, cominciamo con il video. A few moments later. La chat è stata aggiornata, come possiamo vedere qui in basso, al 9 gennaio, quindi stiamo testando la versione quella più recente. E oggi gli faremo un paio di domande, giusto per testare la sua competenza, le sue abilità. La mia domanda che andrei a fare è: chi sei? E lui piano piano pensa alla domanda che deve scrivere, e piano piano comincia a scrivere la domanda. Lei ci comincia a scrivere: sono un modello di linguaggio automatizzato chiamato ChatGPT, posso rispondere alle domande e aiutare con i compiti che richiedono le comprensioni del linguaggio. Ma proseguiamo. Chiediamogli di scrivere un copione di un video YouTube, come poi può essere anche questo. Ovviamente questo è scritto da me, non è stato scritto dalla chat, ma giusto per testare le sue capacità. Scrivi. Allora scriviamo. Scrivi un copione di un video che riguardi l'intelligenza. 2 hours later. Ecco, mentre il futuro abbiamo scritto quello che vogliamo chiedere alla nostra chat, ovvero scrivi un copione di un video che riguarda l'intelligenza artificiale, nominandoti ovviamente. Fallo molto lungo e inizia con la parola salve e finisci con è stato un piacere, al prossimo video. Ovviamente noi lo iniziamo anche e diamo invio. A few moments later. Ora io non ve lo leggerò tutto quanto, perché sennò vi annoierei solamente. Potete vedere ovviamente sempre qui, o comunque in qualsiasi altra parte dello schermo in cui ve lo metterò, quello che lui sta scrivendo, così potete confrontarlo. E nel frattempo lui sta scrivendo tutto quanto il copione del video che potrei dire. Lo sta facendo anche molto lungo. Lui non si basa però su dei modelli già pronti che fatti, quindi ogni volta che voi lo chiedete scrive sempre la stessa cosa, ma ogni volta elabora in modi diversi. Ad esempio noi possiamo dirgli fallo più corto e meno dettagliato, e lui ci inizierà a scrivere un altro testo più corto e meno dettagliato, quindi sarà un po' più facile, un po' più comprensibile a tutti quanti, sempre riguardo al video. Sempre ha concluso con la frase: è stato un piacere, al prossimo video, come gli avevo chiesto io. E possiamo capire già che questo strumento è assai particolare. Ora lui sta finendo di scrivere, e come possiamo vedere l'ha fatto più corto. E questa è una grandissima competenza. Non funziona solamente con i copioni di video, funziona anche magari con i copioni di podcast, ma voi dite la stessa cosa. Sì, simile la cosa. A proposito, ho aperto un podcast, vi lascio il link in descrizione, ovviamente. Le cose da sapere. Cosa può fare altro, bro? Potete raccontarmi una storia? Scrivi un tema riguardo un determinato argomento? Scrivi, correggimi la punteggiatura, scrivi del codice, ad esempio, scrivi del codice per
un gioco riguardante le automobili, auto, su Java. Quindi lui ci scriverà, ovviamente. Andiamo bene, proprio bene. Ok, si è interrotto il video così all'improvviso perché la memoria del telefono era piena, ovviamente sto registrando in 4K, quindi si riempie molto facilmente. Infatti avevo chiesto altre cose, ma purtroppo il video si era interrotto. Eravamo rimasti al codice, che generava codice, appunto, come avete potuto vedere. E infatti poi gli ho chiesto altre informazioni. Gli ho chiesto di dirmi come cucinare una carbonara. Gli ho chiesto, ovviamente qui ci hanno messo una cosa che io non vorrei neanche osservare, la pancetta al guanciale, è solo guanciale, trattiamo su queste cose. Ma a parte quello, abbiamo accennato la preparazione e gli possiamo chiedere volendo anche di spiegarci alcune parti della preparazione, per esempio, non so, come tagliare il guanciale, come fare una determinata cosa, lui farà riferimento al testo sopra che noi diciamo, non salva le nostre conversazioni, o meglio, non apprende le nostre conversazioni, ma le salva comunque qui al lato. Ho provato anche a immettergli dentro dei problemi matematici o fisici anche, ma purtroppo le sue competenze si limitano e lì sono un po' limitate. Infatti, principalmente, sì, mi elabora il problema, ma le soluzioni sono errate poi. Quindi, ancora da questo punto di vista, problemi proprio che richiedono un ragionamento umano sono ancora poco sviluppati sull'intelligenza così artificiale. Spero che più avanti riusciranno a migliorarlo, magari la versione definitiva che uscirà, che purtroppo penso sarà a pagamento, ma purtroppo è così. Questa versione di prova, per fortuna, è ancora gratuita, quindi abbiamo potuto provarla oggi insieme. Cosa vi devo dire altro? Nulla in realtà. Questa intelligenza artificiale controllerà il mondo? Non lo sappiamo, è tutto nel futuro. Ma a questo video faremo dare un titolo da lui. 2 hours later. Purtroppo mi si continuava a bloccare l'iPhone perché ha spazio infinito. Quindi, per la ben seconda volta, ho parlato fino alla fine. Ma fortuna avevamo finito il video. Qui abbiamo creato un titolo, ovvero scopri i segreti della AI nascosti in chat da ChatGPT. La sorpresa che ti farà rimanere senza fiato. Questo sarà il video che daremo a questo video. Noi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul canale. Mi raccomando, rimanete connessi che tra nel giro di questo mese e anche dei prossimi usciranno tanti bei video. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!